Ciao grandissimi e ben ritrovati. Oggi vi presento Skyweaver. Non so se siete riusciti a vedere il post che ho fatto su YouTube l'altro giorno, però oggi vi regalerò tre beta keys per entrare e giocare in questo gioco. Un gioco che è Play to Earn, anche questo, tipico gioco di carte, ma forse non troppo tipico, perché è vero che come tanti giochi di carte, insomma, vediamo Hearthstone o Magic the Gathering, insomma, le cose sono quelle, no? Cioè le peculiarità, i poteri, eccetera. Però devo dire che questo gioco è piuttosto complesso, nel senso che molti di questi giochi di carte sono abbastanza semplici nelle meccaniche. Questo gioco in realtà ha delle meccaniche e soprattutto tante piccole cose che messe insieme rendono il gioco molto molto complesso. È un play to earn, ovvero giocando possiamo guadagnare soldi cripto reali, in particolar modo qui si parla di USDC, ovvero una stablecoin, para al dollaro. Quindi noi partecipando a questo gioco e vincendo possiamo vincere delle carte che possiamo rivendere al mercato. Adesso vi spiegherò come vi darò l'accesso a questo gioco. Ne ho tre disponibili perché una volta che si entra nella beta si hanno disponibili tre inviti e quindi io ho pensato di darveli a voi. Il primo invito sarà all'interno di questo video, quindi ci sarà questo codice nascosto, poi vediamo un attimo come utilizzare questi codici, ci sarà un codice nascosto all'interno del video e il primo che lo trova, insomma, potrà riscattarlo. Il secondo codice lo darò su Torum. Torum, vedetevi il video precedente a questo qui, se non l'avete ancora fatto, è una piattaforma SocialFi, quindi iscrivendovi lì e le persone già ce ne sono tante, mi hanno già contattato, e lì farò un post con la seconda chiave. La terza chiave la metterò su Twitter perché ho un account che in realtà ce l'ho da tantissimo, non ho mai utilizzato, però ultimamente sto oscillando dei progetti e dei giveaway di altre piattaforme che sto seguendo, quindi è importante magari per voi, se seguite il mondo delle cripto, seguirmi anche su Twitter, così insomma inizio a far partire un po' questo canale, anche Twitter, e potrete vedere le cose a cui mi sto interessando e soprattutto io quando riposterò, retwitterò i giveaway, avrete anche voi la possibilità, insomma, di vedere questi giveaway e partecipare se volete. Vi spiego come riscattare questo codice che vi darò. Basta andare su skyweaver.net e se cliccate su play avrete questa schermata. Basta fare un nuovo account e come potete vedere vi chiede Access Code, che sarà il codice che troverete in questo video su Torum e su Twitter. Una volta che avrete inserito il codice, basta andare su Continua e poi, insomma, fate tutte le solite pratiche di registrazione con la mail, eccetera, e avrete accesso al gioco. Abbiamo inizialmente la possibilità di fare il tutorial. Sbloccheremo delle carte, impareremo le meccaniche, ovviamente, quindi io ve lo straconsiglio. Inoltre, se poi vogliamo un po' allenarci, c'è la possibilità di fare pratica contro il bot. Ci aiuterà tantissimo a capire le meccaniche e a capire soprattutto quale eroe giocare, perché noi praticamente dal livello 1 al livello 15, ogni volta che passeremo di livello, oltre a prendere le carte, prenderemo anche un campione. Questi campioni sono infatti in totalità 15. Adesso sicuramente negli ultimi ci sarà la mia webcam che darà fastidio, però come potete vedere ci sono tantissimi campioni. Che cosa cambia tra questi campioni? La possibilità di giocare delle carte di alcuni elementi, ok? Quindi, anzi, qui non sono elementi, sono caratteristiche, quelle tipiche dei giochi di ruolo, quindi forza, saggezza, agilità, eccetera, eccetera. Però di base sono quelle le distinzioni, le categorie delle carte, no? Mettete su Magic le rosse, le nere, le blu, eccetera. Qua sono suddivise invece con le caratteristiche. Con le ranked abbiamo la possibilità di vincere a fine stagione, suddivise settimanalmente, delle carte. Queste carte che andremo a vincere, le silver, possono essere rivendute sul mercato. Come ranked abbiamo due tipi di ranked,
E questa cosa mi piace molto, devo dire. Abbiamo le Constructed, dove praticamente partecipiamo alle Ranked con un mazzo che ci siamo costruiti noi. Possiamo utilizzare benissimo le carte comuni, insomma, quelle non silver né gold, che il gioco ci ha fornito, che abbiamo droppato. Mentre c'è l'opzione molto interessante che è Discovery. E questo ci servirà soprattutto agli inizi, prima di tutto per provare degli eroi. Tra i tanti c'è questa cosa fighissima dove alla fine, e ovviamente voi non lo vedete, però c'è un random. Random vuol dire che noi inizieremo il gioco con un campione random e un mazzo random. Anche qui con Discovery, anche se scegliamo il campione, comunque entrambi i player utilizzeranno dei deck randomici. Per uno specifico eroe. Questa cosa mi piace tanto perché soprattutto all'inizio non avremo dei mazzi precostruiti o che possiamo, anzi, quelli precostruiti ce l'abbiamo perché sono questi, anche se sono randomici. Però non avremo la possibilità magari e le carte per creare dei mazzi nostri. Quindi è molto figa questa cosa perché possiamo partecipare sia a Discovery che a Constructed. E entrambi con una classifica e vincere Silver Cards. Niente, non ci riesco. Argento, facciamo Silver. Sono diventato cinese. E poi abbiamo la Conquest. La Conquest è un'arena praticamente, solo che per parteciparci ci serve almeno dobbiamo raggiungere almeno il Recruit in Ranked Mode. Cosa che io ancora non ho fatto perché, come vedete, di livello sono piuttosto basso. Perché questo gioco in realtà io lo sto seguendo da mesi, quasi da un anno. Quasi da un anno. Tra le tante, avevo anche l'accesso all'alfa tempo fa. Poi lo lasciai da parte perché, comunque, in alfa ancora non c'erano chissà che cosa, eccetera. Però l'ho ricominciato a seguire qualche mesetto fa. E ho dovuto fare la richiesta per la beta, me l'hanno data e quindi io ne approfitto per shillarvi, anzi non è neanche una shillata perché non ci guadagno niente, non è né sponsorizzata né c'ho referral, quindi è una cosa semplicemente informativa per voi per darvi opportunità insomma di guadagnare. Nel marketplace sono tradabili solo le carte silver e le carte gold, come possiamo vedere queste sono tutte carte che hanno vinto i giocatori e quindi si parte. Da circa un dollaro e qualcosa, 2 dollari diciamo. Ad esempio, Light, questa carta vale 1,84 dollari. Se andiamo sui gold, la stessa carta che praticamente sarebbe un foil, non cambia niente se non il fatto che sia foil. La stessa carta vale 33 dollari e 86. Se si partecipa alle arene e si vincono le carte. Queste carte hanno un valore molto importante perché 33 dollari. Prendiamo 10 carte nel corso del tempo sono 330 dollari. È mica male. Immaginate quando apriranno il gioco e avranno accesso tantissime altre persone al gioco, quanto le carte probabilmente acquisteranno valore, perché ci saranno molte più persone interessate all'acquisto di queste carte e quindi il prezzo salirà. Si può giocare sia da cellulare che da browser. Vedete che adesso ho messo la modalità pratica con un mazzo precostruito random. Quindi l'impostazione, bene o male, è simile a quella di tutti i giochi di carte, però una cosa che a me piace particolarmente in Skyweaver è il design, cioè i disegni sono veramente belli per essere un gioco. Diciamo non enorme come Magic per dirvi, perché ovviamente Magic ha dei disegnatori spavento, cioè i migliori disegnatori al mondo. Qui per iniziare dobbiamo scegliere 4 carte di queste che ci ha droppato e magari ci andiamo a prendere una livello 1, poi ci andiamo a prendere un livello 3, ci andiamo a prendere il livello 4 e una spell di livello 2 e startiamo il game. L'eroe partecipa al combattimento, ha il mana, chi inizia a doppio mana, semplicemente si utilizza solo una volta per prendere 2 di mana, stessa cosa avversario però c'ha solo un mana, e niente, dobbiamo trascinare le carte all'interno della board.
come sempre, niente di nuovo. La cosa particolare è che, oltre ad avere tutte le abilità, tipo, che ne so, quella del Taunt oppure del Protect, dipende dal gioco a cui avete giocato, molte carte che mettiamo hanno all'interno un sistema di spell. Queste spell vengono castate solo se utilizzi il mana richiesto. Questa è una spell che è Shield. Quindi il primo attacco fisico che viene fatto praticamente non prende danni. Però la cosa peculiare è che se l'avversario o io stesso attacco un'altra spell su questa carta, praticamente questo shield viene sostituito dalla nuova spell. Quindi metti che questo ha un root, cioè un bloccare personaggio, mi va a consumare questa spell. Stessa cosa se una volta che lui mi ha messo root, io ad esempio ho un buff o un'altra spell che si attacca alle carte che ho sulla board, la spell verrà sostituita. Perché vi sto dicendo questo? Per farvi capire che il gioco in realtà sembra semplice, ma in realtà è complesso, è molto articolato. E una volta che nella board abbiamo quattro creature, ognuna con le spell sopra, quindi devi vedere che spell counterare. Ad esempio questo è guard, quindi lui non mi può attaccare il campione, l'eroe, se prima non distrugge questa carta. In più ha la condizionale death, cioè una volta che questa carta muore, attacca blind su un'unità nemica random. E ovviamente se quell'unità nemica random ha un altro tipo di spell, quella spell viene sovrapposta da blind. Capite che da questo punto di vista è molto figo. In più il nostro personaggio partecipa direttamente all'interno della board e non è dietro board. Mi fermo qua, non vi faccio vedere nient'altro, perché altrimenti ci passiamo le ore. Era solo per spiegarvi un po' che cosa ha di differente questo gioco. Vi lascerò i link per connettervi su Torum o sul mio profilo Twitter qui sotto in descrizione. Ovviamente, detto questo, io vi consiglio di provare questo gioco. Se non riuscite a prendere la beta key, quello che vi consiglio è di joinare la whitelist, in modo che così prima o poi queste chiavi vi verranno date, o potete anche provare di andare sul Discord di Skyweaver e vedere se nella community c'è gente che regala le chiavi. Perché ad esempio ieri è capitato un ragazzo che aveva una chiave da regalare, ha detto: raga, io ho sta chiave, non so a chi darla. E un altro ragazzo gli ha detto: guarda, a me servirebbe, e gliel'ha regalata. Quindi insomma, avete tante opportunità di provare questo gioco. Gioco che è ancora in beta e che magari in futuro, per chi sarà entrato prima, regalerà tante belle sorprese. Io me lo auguro. Detto questo, vi saluto al prossimo video.